prima con organizzazione. Oggi parliamo di conservazione del cibo, o meglio di frigorifero e di come sfruttare al massimo le sue potenzialità per evitare poi di sprecare alimenti. Consiglio numero 1. Cerca di tenere il frigorifero il più ordinato possibile. Questo vuol dire di riporre nel posto più opportuno le cose, ossia, a partire dal basso, nei cassettoni, la frutta e la verdura, e a salire la carne, il pesce fresco, per poi sempre più in alto riporre cibi cotti o stagionati. Questo perché? Perché ogni comparto del frigorifero ha una temperatura diversa e ogni cibo sta meglio in uno di questi. Usa l'anta solo per le bibite e tieni separati i cibi cotti da quelli crudi e cerca di ricoprire con la pellicola o con il contenitore, con il coperchio di ogni contenitore, tutti i cibi per evitare dispersione sia di odori che contaminazioni. Consiglio numero 2, evita di tenere il frigorifero troppo pieno, per due motivi. Innanzitutto per un motivo di salute, perché più aria circola e più il cibo si conserva e in modo migliore, più salubre. Secondo motivo perché più spazio hai a disposizione, più ti sarà facile trovare quello che cerchi o vedere quello che manca. Consiglio numero 3 è quello di provare a istituire, per vedere se può funzionare, una scatola trasparente dentro la quale riporre tutti quei cibi che hai aperto, quindi confezioni aperte o cibi a breve scadenza. Io uso questa scatola e è la prima cosa che guardo quando apro il frigo per sapere cosa cucinare il giorno stesso. Il quarto consiglio è quello della pulizia. Mantenere un frigo pulito vuol dire ottimizzare la sua refrigerazione e avere alimenti conservati bene, per cui una pezzetta e un po' di acqua e bicarbonato o aceto solitamente sono sufficienti. Dopo la pulizia è necessario asciugare bene, riponendo le cose al loro posto, e se vuoi eliminare qualche cattivo odore basta lasciare un piccolo contenitore pieno di bicarbonato in fondo al frigo e il gioco è fatto. Per oggi è tutto, a domani. Grazie, ciao!